Mancano meno di 24 ore all'inizio ufficiale della Season 4 di Fortnite e all'interno di questo video andremo a vedere tutte le ultimissime informazioni, tutte le nuove skin ufficiali del Pass Battaglia e tanto altro ancora. Prima di iniziare ti ricordo che domani, anche nei giorni successivi con l'uscita della Season 4 di Fortnite, andrò a fare delle estrazioni dove andrò a regalare il nuovissimo Pass Battaglia della Season 4 a voi iscritti. Quindi se anche tu avrai la possibilità di vincere il nuovissimo Pass Battaglia, iscriviti al canale e lascia un like. E soprattutto, altra cosa molto importante, se vi va per la nuovissima Season 4, utilizzate all'interno del negozio oggetti di Fortnite il mio codice creatore Daccini, che state vedendo in questo momento a schermo. Se lo utilizzate, mandatemi la foto oppure taggatemi su Instagram per essere repostati nel prossimo video. Fortnite Season 3 è arrivato al termine. Mancano meno di 24 ore all'inizio ufficiale della Season 4 e, come già detto in precedenza, all'interno di questo video, guardate dall'inizio alla fine, andremo a vedere tutti i teaser ufficiali ricevuti fino ad ora sulla Season 4, tutte le nuove skin ufficiali confermate da Fortnite e tantissime altre novità che vedremo domani nella nuovissima Season 4 di Fortnite. Partiamo subitissimo, infatti domani mattina, quindi fra meno di 24 ore, uscirà la nuovissima patch 21.00, che sarà la patch che porterà appunto la nuovissima Season 4 e quindi ci farà appunto passare dalla Season 3 alla Season 4. Questa patch è stata proprio confermata da Fortnite, che sarà rilasciata domani mattina alle ore 8, quindi alle ore 8 i server andranno off e dopo pochi minuti verrà rilasciata la patch appunto che potremo scaricare, e sicuramente dopo un paio di ore in cui i server saranno offline verso le 11-12 avremo la possibilità di entrare all'interno della Season 4. Ovviamente shoppare il pass battaglia molto altro, se shoppate il pass mi raccomando utilizzate il codice creatore Daccini, che è molto molto importante. Ma passiamo subito ai teaser, infatti Fortnite in questi giorni, almeno fino a quando sto registrando questo video, ha rilasciato un bel po' di teaser dove ci è andato a spoilerare tutte quante le skin del pass, o almeno 4 skin del pass battaglia. Sicuramente nelle prossime ore, mentre appunto starete vedendo questo video, saranno usciti anche altri teaser appunto sulla Season 4. Infatti Fortnite ha rilasciato questo teaser dove possiamo benissimo vedere la mano di un personaggio, il personaggio in questione Spider-Gwen, e quindi i leaks erano ufficiali. Infatti già in parecchi video vi dissi che Spider-Gwen sarebbe stata una skin del pass della Season 4, ed infatti proprio Fortnite tramite questo teaser ci ha confermato l'arrivo di questo personaggio del mondo Marvel all'interno del prossimo pass battaglia. Infatti la mano è proprio quella di Spider-Gwen, si può notare benissimo, non abbiamo alcun dubbio, e quindi Spider-Gwen farà parte del prossimo pass battaglia. E questo teaser è stato rilasciato ufficialmente da Fortnite sui suoi profili ufficiali. Abbiamo anche altri teaser, infatti Fortnite ci ha mostrato anche quest'altro teaser che ci va a mostrare un'altra mano a schermo, e soprattutto fra poco vi andrò a mostrare di quale personaggio è questa mano. Poi ha rilasciato anche tutti quanti questi 4 teaser, infatti i teaser rilasciati ufficialmente sono ben 4, fino ad ora almeno, e li state vedendo a schermo. Poi è possibile anche che nelle scorse ore sono stati rilasciati anche altri teaser, ma fino a quando sto registrando io questo video i teaser ufficiali rilasciati sono ben 4, oltre agli altri video teaser che già vi ho mostrato nel precedente video. Infatti abbiamo ben 4 mani, e appunto queste 4 mani vanno ad indicare ben 4 skin del prossimo pass. La prima skin dovrebbe essere proprio questa qui che vedete a schermo, che appunto è una delle mani che vediamo nei teaser, e questa skin è presente anche nei sondaggi e sembrerebbe proprio corrispondere alla mano che vediamo nel teaser. Poi abbiamo anche la skin di Miaoscolo in questa versione, che appunto ci è stata sempre mostrata nel teaser, perché una mano presente nel teaser è proprio quella di questo personaggio di Miaoscolo, e appunto quindi Fortnite ci ha confermato che anche questo personaggio farà parte del pass. Abbiamo poi la skin di Spider-Gwen, che vi ho già mostrato che il teaser fa proprio riferimento a questo personaggio, ed infine abbiamo l'ultimo teaser che va proprio a immortalarci, la mano di Paradigma. Magari arriverà una sua nuova versione del pass battaglia appunto della Season 4. Quindi appunto questi 4 teaser ci vanno proprio a mostrare questi 4 personaggi che faranno parte della prossima stagione. Fatemi sapere se vi piacciono queste skin qui sotto nei commenti, e soprattutto se acquisterete il pass battaglia della Season 4.
Prima di continuare ringrazio le tre persone di oggi che mi hanno supportato utilizzando il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. Quindi grazie mille a queste tre persone che state vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati o nei video o all'interno di Instagram, mandatemi la foto o taggatemi su Instagram, in questo modo vi andrò a repostare. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potrete supportare il canale. E grazie mille ancora ai tre ragazzi di oggi. Passiamo avanti, abbiamo dei nuovi oggetti che appunto saranno disponibili nella prossima stagione, perché come ci fa scrivere questo leaker, appunto il lanciarazzi, visto nel recente post del blog, utilizza una versione aggiornata del proiettile del missile guidato, che potrebbe essere un teaser per il ritorno dell'oggetto dopo 4 anni. Quindi come ci fa scrivere leaker Hypix, il lanciarazzi guidato, che ci è stato mostrato in questa nuova immagine del blog di Epic, potrebbe tornare dopo ben 4 anni in versione aggiornata nella season 4. Infatti guardate qui, proprio in questa immagine possiamo vedere il lanciarazzi guidato, quello che era presente nelle primissime season di Fortnite, e appunto è stato aggiornato e potrebbe tornare domani nella nuova stagione. Fatemi sapere se vorreste finalmente il ritorno dopo addirittura 4 anni di quest'arma, che appunto era davvero un'arma molto molto bella, e speriamo che Fortnite la vada a riaggiungere il più presto possibile, magari proprio domani nella stagione 4. I teaser non sono finiti, perché un teaser della quarta stagione nella vita reale è stato avvistato su un cartellone addirittura a Times Square. Infatti eccovi qui a schermo il teaser che è stato introdotto a Times Square della season 4, lo state vedendo in questo momento a schermo, e appunto questo teaser è praticamente molto identico a uno che Fortnite ha rilasciato su TikTok negli scorsi giorni. Quindi man mano che passano le ore, sicuramente anche nelle prossime ore, Fortnite andrà a pubblicizzare ancora di più questa stagione 4, e chissà, magari quest'oggi, rimanete aggiornati sul canale, qualche leaker potrebbe far trapelare in anticipo il trailer della season 4. Quindi come già detto, rimanete aggiornati, perché se appunto il trailer del pass battaglia o della season 4 in generale verrà trapelato, lo andrò a pubblicare sul canale. Questo è tutto per questo video, ricordo 24 ore alla nuovissima season 4, anzi anche meno di 24 ore. Mi raccomando, rimanete aggiornati qui all'interno del canale, e soprattutto se acquistate il nuovissimo pass battaglia utilizzate il codice creatore Daccini, così vi andrò a repostare nel prossimo video. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. E soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici. Fate sapere anche a loro tutte quante queste ultimissime informazioni prima dell'uscita della season 4 di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video o una prossima live.